E invece, Don Andrea, tu come spiegheresti la creazione di Eva? È nata veramente da una costola? Io direi innanzitutto ancora una volta che Genesi va letto insieme nei due capitoli. In Genesi 1 si dice che la donna è immagine e somiglianza di Dio insieme all'uomo, dignità altissima, cioè il primo capitolo riconosce questo e probabilmente è immagine anche il loro amore, il loro rapporto, no? Nel secondo capitolo, che completa questo, la creazione, alla costola si arriva tramite un passaggio bellissimo. Dio dice una frase che basterebbe già per tutta la vita per riflettere: non è bene che l'uomo sia solo. Cioè la solitudine è la grande maledizione, se uno si domanda perché non è felice si accorge che non sta amando fino in fondo e non è amato fino in fondo, no? E allora Dio crea gli animali, perché nel secondo capitolo gli animali vengono dopo l'uomo, segno che all'autore ebraico non importa minimamente fare esattamente la sequela, se no non si sarebbe contraddetto in così poco tempo, no? Ma l'uomo non trovò negli animali qualcosa che gli corrispondesse, un aiuto, una vicinanza, no? Perché l'animale non può essere tuo amico. Non ti colma la solitudine, solo apparentemente la colma, no? Allora Dio addormentò l'uomo e trasse non dalla costola, in ebraico si dice zela, che è il lato, è il fianco, perché la donna è l'unico essere che sta veramente di fianco all'uomo. Il cane è bello, ma è ai piedi dell'uomo, l'angelo è bellissimo, ma sta sopra la testa dell'uomo, solamente la donna è a livello tuo, e i rabbini dicono una frase meravigliosa: perché Dio creò la donna dal lato, dalla costola e non dalla testa? Perché la donna non dominasse l'uomo. Perché dal fianco e non dal piede? Perché la donna non fosse dominata dell'uomo. C'è anche un teologo, Pietro Lombardo, che nel Medioevo riprende questo. No? La donna è realmente difficile, però è colei che rompe la solitudine dell'uomo, no? E per certi aspetti si vede già anche il problema, cioè se la donna poi è nel peccato, l'uomo sono nel peccato, il loro rapporto va male, la donna è conficcata con una spina nel fianco, cioè quello è veramente il rapporto che o ti salva o ti distrugge, perché è il rapporto decisivo nella vita dell'uomo. E aggiungerei anche una cosa ancora, che lì è chiaro che non è la donna in generale, non è l'innamoramento, ma è la famiglia. Perché poi si dice, Dio li benedisse, siate fecondi, moltiplicatevi, no? Cioè, come il rito è messo fin dall'inizio, la famiglia è messa da Genesi, dalla rivelazione divina, al cuore del messaggio ebraico e poi cristiano, no? Se non c'è la famiglia non ci sono le generazioni. Anche una persona omosessuale nasce da un maschio e da una femmina e a sua volta questo all'infinito, cioè sono una serie infinita di famiglie che hanno generato ognuno di noi. Noi esistiamo perché ci sono degli uomini e delle donne che sono amati e hanno avuto un bambino, e questo è l'origine della vita, cioè l'uomo nasce da un uomo e da una donna, e quindi Genesi invita poi ognuno a sposarsi e a generare a sua volta la vita. Noi ci rendiamo conto, dalle cose che dice Don Andrea così belle, come queste siano cose vere, anche se non sono questi dei testi scientifici, ma penso sia importante dire che senza queste verità su chi è Dio e su chi è l'uomo probabilmente non si sarebbe nemmeno arrivati alla scienza, perché in Genesi una delle cose più importanti che si dice è che da una parte c'è il creatore e dall'altra ci sono le creature, cioè che le creature non sono delle divinità da temere, cioè il mare non è un dio da temere, e quindi se non è un dio da temere ed è una creatura tu puoi toccarlo, studiarlo, guardarlo. Se la montagna, il vulcano non è una divinità, allora, ma una creatura, è un monte, allora tu puoi studiarlo come un oggetto. non avrai il timore reverenziale, sarai prudente ma non lo considererai una divinità. Pensate quindi in questo senso come un piccolo popolo, il popolo di Israele, secoli prima arrivi a questa verità, prima di Platone, prima di Aristotele, prima di popoli ben più sviluppati da altri punti di vista. Qua si vede veramente che c'è un'ispirazione divina che ha fatto fare un balzo in avanti, quindi delle cose che per noi oggi sono scontate, questo popolo è arrivato a scoprirle proprio perché questi autori umani erano ispirati da una sapienza che veniva da Dio stesso. Io direi, proprio per essere precisi, credo un cateista può usare questo linguaggio, che in questo senso il linguaggio di Genesi è demitizzato, cioè non è un linguaggio mitico, è un linguaggio vero per immagini che ha demitizzato il contesto dell'epoca, cioè a partire dall'unico Dio ha spogliato tutte le cose create della loro natura divina e quindi perfetto, ha aperto la strada alla scienza, no? E si potrebbe anche dire una cosa, proprio per aiutare con tutta la storia del pensiero cristiano, della riflessione, a capire qual è il rapporto fra Dio e l'uomo, no? C'è una riflessione molto bella del Medioevo che individua delle cause prime e delle cause seconde, cioè Dio è la causa prima delle cose, le cause seconde sono i meccanismi evolutivi, la scienza, i rapporti di causa-effetto, no? Un esempio che si può fare è questo, no? Io, Andrea, come sono nato? Sono nato perché nella pancia di mia mamma c'era un piccolo embrione, una cellula fecondata che poi è diventata pian piano più grande, lei mangiava, il suo cibo veniva tramite il cordone ombelicale, passava in me. Io sono nato veramente così, le cause seconde. Ma io posso anche dire sono nato perché lei mi voleva bene, perché lei e mio papà si amavano, perché volevano un figlio. Questa è la causa prima, se si chiedesse qual è la causa più vera, io sono nato perché loro si volevano bene o perché loro avevano quel meccanismo biologico, chimico, fisiologico, eccetera. Sono vere entrambe, per certi aspetti è più vera chiaramente la causa prima, l'amore, perché senza di quello non nasce niente, per altro aspetto uno potrebbe dire che è la causa seconda, senza quel meccanismo non ci sarebbe niente, no? Ecco, Dio e l'uomo... Dio e l'evoluzione non sono nemici, non sono contrari. E ritorniamo a quell'immagine iniziale di Dio che crea con il compasso, cioè Dio dà una legge, ma Lui con il suo amore sostiene tutta quanta la creazione e non c'è assolutamente un'antitesi fra le cause prime e le cause seconde che lavorano insieme. Ti ricordi quando avevamo fatto un incontro una volta, tempo fa, avevamo spiegato ai bambini quelle due frasi, cioè quella frase di Galileo che dice come mentre la scienza spiega come va il cielo, cioè come funziona il cielo, invece la Bibbia, la parola di Dio ti spiega e ti insegna come si va in cielo, quindi questo discorso di una parola vera e fondante per quanto riguarda la salvezza. È sempre bello avere qualche freccia nel proprio arco da poter utilizzare per fare cogliere come ci siano verità e verità, conoscenze e conoscenze, domande e domande. È importantissimo per i bambini anche proprio ripetere queste cose perché sono continuamente bombardati per contrapporre i due ambiti. Galilei ha imparato questa frase, lo sai bene tu che sei oratoriano, da Cesare Baronio, il successore di Filippo Neri, che era appunto un uomo di cultura, di scienza, di storia e anche di fede, no? E sapete che Galilei diceva che i due libri che Dio ha scritto sono la natura e la Bibbia, e questi due libri non possono opporsi, sono entrambi opera delle sue mani e quindi non ci sarà mai opposizione, no? Ma lui arrivava realmente a mettere il creatore e insieme le leggi della natura. Pensiamo di nuovo a Francesco D'Assisi, no? Francesco D'Assisi quando parla delle creature, non parla della natura, comincia parlando del creatore, altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, l'onore, tonne e benedizione, a te solo altissimo se confanno e nullo uomo è ne digno te mentovare, cioè l'uomo non è neanche degno di dire il nome di Dio, no? E allora Francesco vede la creatura, ama la creatura, ma vede la creatura come opera del creatore, come qualcosa che è stata amata, pensata, che esce dal suo pensiero, dal suo amore. E che cosa possiamo dire del serpente, che spesso invece viene così banalizzato anche in barzellette? Cosa possiamo dire ai bambini? Questa è l'altra questione enorme, è un mistero ma dobbiamo anche dire una parola seria di risposta, no? E mentre in altre religioni ci sono un Dio del bene e un Dio del male, il male si spiega perché c'è un Dio del male. Se invece non ci fosse nessun Dio, il male non esisterebbe perché la natura mangia quello che fa, distrugge, i dinosauri vanno via. Noi sentiamo che il male esiste, che in realtà non è vero né l'uno né l'altro, cioè noi sentiamo che il male c'è, ci ribelliamo contro l'unico Dio, cioè se c'è un solo Dio, come fa a esserci la morte, il male, il peccato, no? Genesi dice una cosa molto importante, che il male non viene da Dio, ma viene da una creatura, perché Dio ha creato tutto bello, tutto buono, quindi Dio non è l'origine del male. E il serpente è, secondo la tradizione che rilegge questi testi, è l'angelo forse il più bello di Dio. Il mistero è questo: come può un angelo creato per aiutare l'uomo diventare un demonio, un diavolo, diventare Satana, no? E tentare l'uomo, e l'uomo a sua volta cambiare la sua natura, no? E qui ci aiuta Sant'Agostino, che in maniera grandissima dice che il male non è una cosa, ma è l'assenza del bene, cioè l'assenza di Dio. Noi siamo il bene, tutto è bene, esistere è bene, no? Ma se noi ci rivoltiamo contro Dio, noi dando le spalle a Dio, addirittura lottando contro Dio, buttandolo fuori, noi ci troviamo con il nulla, con il vuoto, con il male, che è la sua assenza, no? Ratzinger, quando era teologo, disse una cosa che secondo me è di una straordinaria importanza. Disse: il diavolo è la persona nella forma della non persona. È una persona che ha rovinato il suo essere persona, no? Perché? Perché da un lato è una persona, cioè ci cerca, vuole prendere il punto più debole, prende quello goloso, quello lussurioso, quello pigro, quello irascibile, quello orgoglioso, no? Cerca proprio la persona, non è una cosa neutrale, no? Però è non persona, perché? Perché essere persona vuol dire amare. Io sono persona perché voglio bene ai miei fratelli, voglio bene ai miei amici, voglio bene a tante persone che ho conosciuto, no? Il serpente, Satana, non vuol bene a nessuna creatura che esista al mondo. Cerca tutti gli uomini, ma non vuol bene a nessun uomo, cioè ha negato il suo essere persona. Lui, che era stato creato per l'amore, ha rovinato il suo essere persona, no? Ecco, il serpente è questo, cioè è una creatura che si volge contro Dio e in questa maniera va a rovinare la vita degli altri, no? Dante, in un passaggio meraviglioso della Commedia, pone il serpente, Satana, nel ghiaccio, non nel fuoco, perché il fuoco è calore, lo mette al fondo dell'inferno perché è agghiacciato e agghiacciante, cioè non ama una sola persona, ha rovinato se stesso, no? Però in questa maniera Genesi dice, con l'Apocalisse, l'Apocalisse spiega bene che il serpente è Satana, il tentatore, eccetera, dice che il male esiste, è forte, ma il male non è Dio e sarà vinto, cioè il male non è più forte di Dio perché è solo una creatura. Basta che rivolgersi verso Dio, basta che Cristo venga verso di noi, che Cristo ci riprenda, e ciò che è avvenuto viene di nuovo tramutato in storia di benedizione e di salvezza. Pensate ad esempio un popolo contemporaneo di Israele, che idea avesse, cioè un grande dio della luce, Marduk, e un dio cattivo del male che è raffigurato come un drago. Battaglia cosmica, questo dio della luce naturalmente vince, taglia a metà il drago, la parte alta del drago va a costituire i cieli, la parte bassa del drago va a costituire la terra, il sangue che esce si mescola col fango e da lì nascono gli uomini. Questo per tentare una risposta di come mai nell'uomo c'è il desiderio del bene e l'incapacità di compierlo. Però vedete, apprezzate che differenza che c'è tra questo popolo contemporaneo di Israele e questo popolo la cui sapienza, i cui autori umani erano ispirati da Dio. Genesi proprio fa vedere come sia profondamente serio il discorso del peccato originale, che è veramente un fatto, un evento, la fede ce lo assicura, no? Cioè l'uomo comincia a diffidare di Dio. Si potrebbe dire che il peccato originale è questo, è rivolgersi anche dell'uomo contro Dio, cioè l'uomo dice a Dio, che è l'unico bene, tu non sei il bene, e allora se ne va per un'altra strada, e andandosene per un'altra strada perde il bene. Questo è il dramma del peccato originale, no? Il serpente gli dice: se voi mangerete del bene e del male diventerete come dei, no? Che è quello che Dio vuole, cioè Dio vuole darci la sua natura divina, ma noi invece andando contro di Lui la perdiamo la natura divina. E il dramma del peccato originale è questo, è la realtà vera che noi cerchiamo la felicità senza Dio, la vita senza Dio, e non la troviamo. E misteriosamente questo evento originario, che è realmente avvenuto, si trasmette non per una via fisica, ma per una mancanza di, potremmo dire, di mediazione spirituale, cioè come i santi ci aiutano anche se noi non li conosciamo, cioè i santi pregano e noi abbiamo bene da loro, dalla loro preghiera, dalla loro testimonianza, dalla loro vita, così quei primi uomini che hanno peccato hanno come impedito che la grazia passasse tramite loro e arrivasse a noi, e l'uomo porta questa ferita. Chesterton, questo grande autore, dice che il peccato originale è l'unico dogma che noi possiamo provare per esperienza, cioè mentre il dogma della Trinità, dell'incarnazione è molto difficile da provare, Chesterton dice guardate l'uomo, trovatemi un uomo che non abbia un pensiero cattivo, cioè noi siamo veramente feriti. Lo dice anche il Concilio, Gaudium et Spes, dice che dall'esperienza noi vediamo che è vero, che l'uomo ha un cuore diviso, perché il peccato originale è il peccato di Adamo, del primo uomo, ed è il peccato che è arrivato a noi, cioè in maniera misteriosa, quel primo fatto ci ha toccato e noi abbiamo un cuore diviso, non abbiamo un cuore pacificato. E questo i bambini lo comprendono benissimo, perché lo sentono dentro di loro questa realtà del peccato originale, anche quando gli si fa notare che c'è dentro il desiderio del bene, ma in realtà poi non c'è la capacità di attuarlo, loro lo comprendono benissimo. Per esperienza. Esatto. Per esperienza.